Gli elementi acquisiti allo stato dell'indagine consentono di ipotizzare l'esistenza di uno strutturato meccanismo fraudolento di false fatturazioni, nel quale sarebbero coinvolte quattro società con sede a Palermo, Roma, Milano e Napoli, attive nel settore del commercio all'ingrosso di materiali ferrosi. L'indagine, che ha preso le mosse da un'attività ispettiva di natura fiscale avviata nei confronti dell'impresa palermitana, ha fatto emergere come quest'ultima fosse in realtà una mera cartiera costituita al solo fine di emettere fatture false nei confronti dell'impresa romana, che a sua volta era un filtro di fatturando fittiziamente a favore delle ulteriori due società con sede a Napoli e a Milano. Per dare un'idea della dimensione del fenomeno illecito, gli indagati sarebbero stati in grado di generare un volume di false fatturazioni per oltre 300 milioni di euro, attraverso le quali si sarebbe generata un'evasione d'imposta fra IVA e IRES per circa 78 milioni di euro, importo pari al provvedimento di sequestro eseguito. Gli indagati nel procedimento sono sei, ai quali vengono contestati a vario titolo i reati di emissione e utilizzo di fatture false, omessa presentazione e dichiarazione redditi e occultamento della documentazione contabile. La tutela dell'economia legale riveste oggi più che mai un'importanza centrale per la salvaguardia degli imprenditori onesti e per questo l'impegno della Guardia di Finanza è costantemente orientato al contrasto della criminalità economica in grado di inquinare il tessuto sano dell'imprenditoria nazionale e particolarmente difficile da colpire a causa del tecnicismo delle operazioni contabili e finanziarie poste in essere.